Il Natale dell'Anmic senza barriere e la folta partecipazione dei membri alla quinta edizione del Natale dell'Uguaglianza promossa dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili lo dimostra. All'Auditorium Sant'Alfonso di Pagani un momento di gioia e festa per il tradizionale scambio di auguri. Ci sono nato con questa manifestazione che mio padre aveva tanto a cuore, l'uguaglianza tra il diversamente abile e il normodotato. E noi è un'eredità che ci ha trasmesso e dobbiamo portarla avanti obbligatoriamente con tanto lavoro. Questa serata è l'auspicio che tante disabilità non ci saranno più, è la prima cosa, e che tutti quanti siamo un poco più buoni. E tra il disabile e il normodotato non ci deve mai essere una barriera. Noi come ogni anno nelle festività noi cerchiamo sempre di organizzare delle manifestazioni rivolte ai nostri associati e non, perché il nostro obiettivo è quello di arrivare sempre all'inclusione sociale, soprattutto in questo periodo di festività per le feste, per la festa di Natale, cerchiamo di enfatizzare questa parola uguaglianza. Infatti nelle nostre manifestazioni c'è sempre questa parola, quindi in questo caso Natale dell'Uguaglianza è la sesta edizione e cerchiamo di coinvolgere i nostri associati e di creare cultura verso questa categoria. Rinnoviamo sempre gli auguri per i nostri associati e non, e possiamo augurare che con il tempo si crea sempre più cultura verso questa categoria e che le diversità e le disuguaglianze si annullino.